Valerio Vigliaturo, buongiorno a te. Buongiorno, eccomi qua. Grazie per essere presente qui nel Posto delle Parole per raccontare la nuova edizione 2017 del premio inedito Colline di Torino, perché è legato a, sicuramente al Festival Colline di Torino, questo premio inedito perché T.O. maiuscolo, quindi un qualche cosa di molto torinese. Da che cosa è nata l'idea di creare questo premio inedito, Valerio Vigliaturo? Assolutamente non siamo legati al Festival Colline di Torino. Quindi questa è una, già subito la prima gaffa in questa breve conversazione. No. Quindi ecco. No, è nato nel 2002, noi siamo giunti alla 16ª edizione da un'idea dell'associazione Il Camaleonte di Chieri, in provincia di Torino naturalmente. Si è poi insomma sviluppato attraverso varie edizioni e ha coinvolto inizialmente la città di Chieri, poi le colline di Torino che racchiudono un po' tutti, raccolgono i paesi limitrofi, no, che vanno oltre la collina, oltre la Gran Madre, il Monte dei Cappuccini, l'Eremo, Superga, fino ad arrivare a Chivasso, Moncaglieri. Il prossimo anno vi andrete anche a fare la premiazione al Salone, andrete sulle colline di Torino ovviamente e anche ad Alba. Ecco, la novità è che da quest'anno abbiamo unito le due colline, cioè quella torinese con quella più rinomata, che è quella delle Langhe. Perché comunque il ponte che abbiamo creato ci lega attraverso il paesaggio, poi ricordo che è diventato anche sia il nostro territorio che anche quello delle Langhe di recente patrimonio dell'UNESCO, ma poi anche per diversi motivi, per esempio dal punto di vista letterario. Un autore fra tutti, Pavese, ha vissuto tra le Langhe e il torinese e ha ambientato qua a Torino e in particolare anche a Chieri alcuni romanzi come La casa in collina, che forse è uno dei suoi romanzi più importanti, o Il diavolo sulle colline, proprio in quegli anni in cui insomma si sfollava da Torino per ripararsi durante i bombardamenti nel Chierese. Lui da insegnante proprio, si era rifugiato proprio nell'ex seminario di San Filippo, dove ricordo anche cresciuto un altro grande personaggio che è Don Bosco, che è nato religiosamente parlando proprio a Chieri. Valerio Vigliaturo, questo premio che ha una valenza molto importante per raccontare, e quindi oggi che si parla molto della narrazione, questa parola molto abusata anche da noi, chi volesse avere informazioni, dove si può rivolgere dal punto di vista della rete? Beh, noi abbiamo il sito che è www.premioinedito.it, le nostre pagine di Facebook, Instagram, Twitter. E basta che ci contattano telefonicamente, ai numeri o via mail, e siamo pronti per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda. E allora, a proposito di dubbio o domanda, veniamo subito a comprendere chi può partecipare al premio inedito. Il premio inedito Colline di Torino è dedicato alle opere inedite, quindi possono partecipare tutti gli scrittori che hanno nel cassetto o hanno appena ideato un'opera inedita, che va dalla poesia al testo canzone, perché noi forse siamo l'unico concorso che è dedicato a tutte le forme di scrittura, la narrativa, la poesia, il teatro, il cinema e la musica, quindi premiamo anche il testo canzone, il testo cinematografico, quindi una sceneggiatura piuttosto che un copione teatrale. Ed è diviso appunto in 6 sezioni, non ci sono limiti di età e oltretutto poi insomma, per quanto riguarda i minorenni, i disabili oppure i detenuti, l'iscrizione è gratuita e il montepremi dà la possibilità di avere un contributo alla pubblicazione per le sezioni della poesia
della narrativa, mentre per le altre sezioni il contributo è alla promozione attraverso un reading teatrale, attraverso la realizzazione delle riprese del corto o mediometraggio che andremo a premiare, oppure la promozione del singolo che premieremo, per un totale di 6.500 euro. Ed è un premio con una sostanza di valutazione e anche poi di riconoscimento, ovviamente, ai vincitori. Quali sono nel passato, siete arrivati alla 16ª edizione, quali sono nel passato i nomi che hanno superato il premio inedito e poi sono diventati noti? Beh, ne vorrei ricordare uno su tutti, che è Ziba, che adesso, tra l'altro, quest'anno è di nuovo in giuria con noi. Ziba aveva partecipato nel 2010, quando ancora era semi sconosciuto, e andava in giro a far concerti per tutta Italia, ha vinto il nostro concorso e dopodiché poi nel 2013 o 14 è andato a Sanremo e ha vinto il premio della critica Mia Martini e il premio della stampa dedicato a Lucio Dalla. E adesso è comunque un cantautore riconosciuto e autore, quest'anno parteciperà a Sanremo attraverso due autori per i quali ha scritto i testi, le canzoni, e uno di questi è Marco Masini. E quindi significa che il premio inedito rappresenta una valutazione importante nei confronti di chi partecipa, e quindi è un buon motivo, un buon trampolino di lancio. Le iscrizioni per questo nuovo bando sono aperte fino a quando? Sono aperte fino al 31 di gennaio. Il premio è iniziato alla fine di ottobre con l'uscita del bando, e adesso fino alla fine di gennaio raccoglieremo le adesioni. E basta poi spedire il tutto al Fermo Post del Camaleonte, che insomma tutti i dati e le specifiche si possono trovare dal regolamento, che basta poi visionare su internet oppure chiedendo direttamente a noi. Valerio Vigliaturo, noi prossimamente racconteremo, come molti altri premi e come abbiamo fatto nel passato, il premio inedito. Lo racconteremo anche nell'edizione 2007, perché saremo ovviamente, come tutte le altre volte, al Salone del Libro di Torino, il prossimo anno anche altrove, ovviamente anche a Milano, tempo di libri, come si chiamerà il nuovo appuntamento dedicato ai libri, su cui si stia già lavorando da tempo, ma nello stesso modo sta lavorando anche il Salone del Libro, avendo delle opportunità sicuramente molto diverse, una vitalità veramente molto bella quella del Salone del Libro 2017. E a questo punto noi ci diamo la risentirci, Valerio Vigliaturo, però prima di salutarci brevemente, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia? Sì. A me? Certo. Sto leggendo Zero Kelvin, l'ultimo di De Lillo. Ci sto mettendo un po' a leggerlo, perché ultimamente sono un po' preso da tante cose, però è tra l'altro un argomento che mi appassiona molto, quello dell'immortalità. E Don De Lillo poi è un narratore straordinario. Grazie ancora, Valerio Vigliaturo, e buon lavoro per il premio inedito. E mi scuso ancora per la gaffe che ho fatto all'inizio, perché a volte cose su cose poi ci sono delle correlazioni che devono essere chiarite e a volte sono frutto di cose da gaffe. Stamattina ne abbiamo parlato con Maurizio Ferraris a proposito dell'imbecillità e ho detto veramente sempre e semplicemente una imbecillità per quanto riguarda quella cosa in apertura. Grazie ancora, Valerio Vigliaturo. Ciao, grazie a te.